Vi presento VideoHunt per annotare video, un'applicazione della Minnesota University e che possiamo raggiungere dall'URL http://hunt.edu. Quando è utile utilizzare questa applicazione? Nel momento preparatorio di un EAS, nel lancio dell'attività da parte del docente, che potrebbe assegnare un breve video da annotare in homework. Gli studenti in homework potrebbero essere richiesti di aggiungere annotazioni e commenti ad un video. È utile anche nel momento operatorio di un EAS nelle attività individuali e o condivise per interpretare un problema e per aggiungere annotazioni e domande da chiarire. Mi sono collegata al sito VideoHunt e mi loggo con Facebook, però potrei anche utilizzare la modalità guest. In questo caso il video mi verrebbe mandato per il link al video per mail. Mi loggo con Facebook. E vedete qui gli altri due video che avevo precedentemente creato. Creo un nuovo video da annotare con il più, New Ant. Mi chiede di entrare con l'URL del mio video. Il video che ho scelto è questo, Giorgio Nardone, come evitare le psicotrappole e ottenere il massimo da noi stessi. Quindi copio il link e incollo il link dove richiesto. Avrei potuto comunque anche uploadarlo dal browser dai miei YouTube upload. E adesso mi sta caricando il video pronto per essere annotato. È molto facile annotare perché ho un bottone Add Annotation che poi utilizzerò nel momento in cui faccio scorrere il video. Faccio scorrere il video che è un po' basso, cioè, e decido di creare un'annotazione al punto in questo punto e quindi ho fermato il mio video e vado all'annotazione e l'annotazione mi chiede un subject che potrei mettere psicotrappole e il content aggiungo il content. Il content, evitare le psicotrappole, vuol dire non replicare sempre le stesse strategie in tutte le situazioni. Ecco, e salvo l'annotazione. Poi procedo nel video e posso mettere un'altra annotazione in questo punto, ad esempio, il subject è il nostro stile, abbiamo uno stile personale. Per affrontare le situazioni
posso scrivere qual è il tuo save. No, metto un content, lo stile personale. Potrebbe essere di sentirsi 2 punti bloccati, virgola, nell'affrontare una situazione, naturalmente incapaci di reagire. Non percepire nella situazione del problema. Reagire senza pensare. Save. Ok, e ho, come vedete, messo le mie annotazioni. Potrei creare un gruppo per condividere questo video andando in group, potrei mettere il nome del gruppo, classe, terza, potrei aggiungere i membri del gruppo qui, creare i membri del gruppo. Con Submit potrei quindi aggiungere questo gruppo. Non lo faccio ora, vi faccio vedere invece come il video possa essere condiviso. Vedete, andando, riprendo in questa rotella Open Setting, trovate le informazioni generali sul video, posso mettere una description del video, ma la cosa importante è che posso condividere questo video attraverso l'URL, questa URL. E vedete che è public e che è possibile annotare il video. Posso aggiungere degli utenti attraverso l'indirizzo mail separato da una virgola. Posso anche, oltre a condividere, embeddare questo video nei siti attraverso l'embed code che mi mette a disposizione. Per concludere, è molto interessante la funzione di annotazione dei video. Si possono fissare concetti chiave e porre anche domande. Gli studenti possono interagire con il docente attraverso la funzione, come vedete, Respond. E qui possono dare la loro risposta e il loro parere su una determinata annotazione o una parte del video.